Eccoci al Gran Prix con Marta Pagnini, capitano della nostra nazionale di ritmica. Marta, come state affrontando i nuovi esercizi in vista delle future competizioni? Beh, sicuramente con grandissimo entusiasmo, perché iniziare un nuovo anno con un nuovo programma è sempre molto molto stimolante. Quest'anno sono cambiati proprio gli attrezzi, quindi avremo un esercizio con 5 nastri e uno con 2 cerchi e 3 paia di clavette. Il programma si presenta intenso e molto 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 complesso, perché la ginnastica si sta, diciamo, evolvendo, molte squadre stanno crescendo in maniera esponenziale, quindi noi non possiamo essere da meno, per cui ci stiamo veramente dando da fare. Come vivi il tuo ruolo da più, tra virgolette, anziana della squadra nazionale, proprio in vista delle new entry, delle nuove leve molto promettenti? Beh, è bello essere, diciamo, da un lato la più anziana, la più esperta, perché spero e penso di poter trasmettere qualcosa alle nuove arrivate. Devo dire che arrivano ginnaste sempre più competitive, sempre più preparate e più dotate, quindi è un piacere lavorare con queste ragazze che mi stimolano e mi aiutano a non mollare mai e a cercare sempre di migliorarmi, perché da ognuna di loro si può imparare qualcosa di veramente importante. Hai mai pensato al ritiro prima delle Olimpiadi di Rio 2016? Per una ginnasta, soprattutto della ritmica, ma penso anche, insomma, delle altre discipline, non è mai sicura né la partecipazione ad un evento importante né il proseguo dell'attività. Sicuramente si va anno per anno, sicuramente in base al proprio fisico, alla propria testa, ai propri interessi, diciamo. Io per ora sto bene e mi sento di continuare questa avventura e questa esperienza. Poi quello che mi riserverà il domani lo sa solo il domani, quindi staremo a vedere.